alla diretta del mercoledì. Salve a tutti, io sono Davide La Greca, esperto di sessualità atipica, insegnante di Shibari e tante altre cose che, come sempre, sapete. Se volete sapere qualcosa di più su di me, potete trovarmi su tutti i social come Davide La Greca o come Maestro BD. In alcuni casi Maestro BD semplice, in alcuni casi Maestro BD 2, per indicare il fatto che ho già subito un ban, come tanti di noi. E benvenuti, questo è il mio appuntamento fisso con voi. Tutti i mercoledì ci vediamo alle 6 per parlare di tante cose, diciamo, di sessualità, di shibari, di arte, di recensioni. Ogni mercoledì prepariamo un argomento diverso. Oggi parliamo di una cosa molto interessante, che è il concetto di simbolo nel BDSM in generale. Ciao Luigi, come potete vedere dalla ambientazione, siamo di nuovo al Le Prisonnière, che spesso ci ospita il mercoledì. Voi mi direte: ma perché il mercoledì vai alle Prisonnière? Perché in realtà varo, nel senso che il mercoledì sera alle 8 c'è una serata, diciamo, kinky qui alle Prisonnière. Io ne approfitto per venire qui la serata, e quindi prima del, non potendo finire, fare la diretta, correre come un matto, perché io sempre a Piacenza vivo, e arrivare in tempo, cosa faccio? Baro, vengo prima, sono loro ospite, e io col Prisonnière collaboro in maniera continuativa e con grande piacere. Io sono sempre onorato quando possiamo fare delle cose insieme, e quindi mi faccio ospitare, anche perché l'ambientazione è bella, quindi direi che ne approfittiamo. Certo, è meglio dell'armadio di casa mia, infatti dovrò cambiare locazione a breve. Allora, intanto oggi parliamo di simboli. Io saluto Luigi, Calypso, Pamela, tutti quelli che stanno entrando. Ciao Matteo, sì, Matteo dice che è un bellissimo locale, concordo appieno. E poi il mercoledì c'è questa serata molto tranquilla, perché è infrasettimanale, dove si può giocare, chiacchierare, conoscere gente, fare cose divertenti. E merita, nel senso che voi lo sapete che io tendo a pubblicizzare solo cose di cui... che provo personalmente e che apprezzo personalmente, altrimenti non ne parlo, nel senso che io preferisco fare una recensione positiva di qualcosa che mi piace. Non amo fare recensioni negative, anche se certe volte sono costretto a farle. Ciao Nevin. Allora, parliamo di simboli. Parlare di simboli è importantissimo, perché il BDSM, in realtà tutta la vita umana è fatta di simboli. Nel BDSM questa cosa è ancora più importante. Perché? Perché noi abbiamo una, buonasera Elisabetta, abbiamo una come dire, modalità di vivere questa branca della sessualità che è estremamente cerebrale, estremamente fatta di tantissimo pensiero e sovrappensiero, per cui la parte simbolica è decisamente importante, decisamente come dire, funzionale. Come sempre, cominciamo con spiegare un pochino che cosa è un simbolo, perché io parlo di simboli. Ho gli appunti, cioè voi lo sapete che tutte le mie dirette sono preparate nei giorni precedenti, proprio per evitare di dire stupidaggini. E in più perché? Perché fondamentalmente io avevo cominciato, quando ho cominciato a fare le dirette, avevo cominciato per riempire del tempo che avevo a causa, ve lo ricordate, la pandemia, e dovevamo stare a casa per forza. Poi è diventato un grande strumento anche per me, per tenermi sempre aggiornato, per studiare, prepararmi e parlare di cose. In più, anzi, ne approfitto anche per ringraziare tutte le persone che mi mandano dei messaggi in cui mi ringraziano per le dirette. In realtà sono io che ringrazio voi, perché quei messaggi in cui mi dite quanto quella diretta vi è piaciuta, quanto è stata importante, quanto vi ha dato magari lo spunto per una riflessione, questo per me è molto importante. Questo mi fa stare bene ed è anche una carica per continuare a farlo, senza mai smettere. E se pensate che abbiamo superato le 100 puntate, significa 2 anni di lavoro e tante cose. Allora, il simbolo è un'immagine, un concetto, un elemento che rappresenta un concetto, un'attività, una relazione o un ruolo, fondamentalmente. Simbolo è qualcosa che sostituisce l'oggetto reale e lo rappresenta.
Fondamentalmente un simbolo è, vuol dire, l'omino, che l'omino o la donnina, anche se io spero che un giorno altro li toglieranno, che sono sulla porta del bagno, sono un simbolo. Indicano che quel bagno è predisposto per l'uso da parte di uomini e quell'altro bagno è predisposto per l'uso da parte di donne. Poi personalmente io non vedo l'ora che si tolga questa pratica barbara di separare i bagni e si facciano dei bagni uguali per tutti, perché lo trovo estremamente. Boh, non lo so, secondo me potrebbe essere un grande segnale per cominciare anche un po' a rompere definitivamente la distinzione brutale tra i generi, anche perché si creano situazioni paradossali. Io ieri, lo sapete, ieri ero al concerto dei Maneskin, è stato buffissimo perché a un certo punto vado in bagno, c'era una fila chilometrica per le donne e non c'era nessuna fila per il bagno degli uomini. Ora, senza cattiveria, quando sono entrato, io sono andato agli urinatori a parete perché mi piacciono di più, da uno dei bagni chiusi è uscita una ragazza e io ho pensato, questa è una furba, ma perché fare la fila per un bagno che poi, quando è nell'ostello chiuso, è un bagno e quindi può essere usato da chiunque. E più, vi ripeto, diciamo che entrare in bagno e uscire dal bagno ci ho messo esattamente 2 minuti e mezzo, 3 minuti se vogliamo essere allargarci. E ragazzi, quando sono uscito io c'erano persone che erano in fila e sarebbero rimaste in fila per decisamente molto di più. Torniamo a noi. Quindi il simbolo è questo, è un elemento diciamo grafico o un oggetto che va a rappresentare qualcos'altro. Chiaro? Quindi un oggetto, una figura, un gesto, perché effettivamente un simbolo può essere anche un gesto. Che rappresenta un'idea, un concetto, un'entità o un'azione specifica. Quindi il simbolo è un modo anche per comunicare attraverso un'immagine dei concetti e delle parole. Questo è il discorso base. Andiamo a pensare questa cosa in termini della sessualità. In realtà, ecco, per esempio, il primo concetto di simbolo nella sessualità è il fatto che ci siano due simboli. Io spero presto di averne 3, 4, 5, per esempio per indicare il genere maschile e il genere femminile. Sono dei simboli. Se li mettiamo insieme diventano ad indicare entrambi i generi, quindi l'unisex, che è la cosa, secondo me, come dovremmo andare. Tenete conto che in ambito BDSM, torniamo a noi. I simboli sono più antichi del BDSM, perché se voi vi ricordate che BDSM è stato coniato nel 96, noi abbiamo ereditato all'interno della cultura BDSM dei simboli utilizzati negli anni precedenti, cioè sin dagli anni 40. Perché? Perché quasi tutto il simbolismo che noi abbiamo ereditato, l'abbiamo ereditato dalla cultura Leder. Io oggi, anche proprio in qualche maniera rispetto e per stima per questa cultura che è fondamentale per quello che è stato il nostro mondo, il nostro ambiente, mi sono messo un bellissimo gilet di pelle nera che anche qui, per esempio, è stato il simbolo di quella che era la cultura Leder per tantissimi anni. I simboli a cosa servono? Servono a dare informazioni chiare, più o meno chiare, all'altra persona senza l'uso di parole. Uno dei simboli, per esempio, uno dei sistemi più interessanti, figlio della cultura Leder, è quello per esempio, dei flag, delle bandane, dei fazzoletti colorati. Allora, voi immaginate che a un certo punto nella cultura leather americana, nella cultura gay maschile americana, quella leather, cominciò a nascere un flag code, un codice dei fazzoletti. I fazzoletti colorati in maniera diversa, sono dei fazzoletti, ovviamente si sono standard, li trovate ancora, sono dei fazzoletti quadrati con tutta una serie di disegni tipo patchouli, per capirci, con queste gocce, fiori, su tutti i bordi di colori diversi. Aveva il flag code, era molto chiaro, esempio pratico. Fondamentalmente il colore nero indicava i dom, il colore giallo indicava chi era appassionato di pissing, il colore
Rosso era, io vado a memoria perché non, fondamentalmente non vi volevo fare una lezione sul flag code che trovate tranquillamente su internet. E quindi il colore del fazzoletto indicava per esempio la preferenza. E voi immaginate che venivano utilizzati tantissimo nel cruising. Il cruising è una pratica, anche lì fondamentalmente gay maschile, di locali per il rimorchio. I locali di cruising erano dei locali in cui tu entravi per rimorchiare. Questo i fazzoletti aiutavano a identificare subito una persona che aveva degli interessi adatti, compatibili con i nostri. Anche perché la simbologia, vedi, diventa veramente importante. Per esempio, un fazzoletto tenuto nella tasca destra indicava un ruolo da top. Lo stesso fazzoletto messo nella tasca sinistra indicava un ruolo da bottom, quindi anche lì diventava abbastanza facile identificare una persona che magari era un feticismo che ti interessava. Se lo portava a destra o a sinistra, ti aiutava a capire che cosa fare. Infatti, fu, come dire, immaginate, ci fu un gossip enorme, voi immaginate negli anni, credo, 70, ora non ricordo bene la data, e uscì un album di Bruce Springsteen, credo, o il primo, uno dei più famosi, perché era Born in USA, in cui lui nella copertina c'era il suo fondoschiena nei jeans con una flag rossa. E la comunità come dire, indagò tantissimo se lui fosse, sapesse che aveva utilizzato un flag code, e se, qualora lo sapesse, se era come dire, conscio del fatto che aveva fatto una dichiarazione sessuale sulla copertina di un album, tra l'altro molto bello come album. E comunque vi dico, il nero era i sadomasochisti, quindi per esempio nero a destra per i top, nero a sinistra per i bottom, oppure blu scuro per chi interessava l'anal, rosso per il fisting, giallo per tutti i giochi legati all'urina e al pissing. Altrimenti sì, quello è voi immaginate che il fazzoletto rosso, appunto, di Bruce Springsteen avrebbe richiamato il fatto che lui era, come dire, interessato al fisting. E perché ho scelto di cominciare dai fazzoletti della flag code? Perché, ecco, per esempio, voi immaginate quanto è importante sapere se la persona che espone un simbolo lo sta facendo in maniera consapevole o no. Ecco perché voi immaginate, andate a una festa, c'è una persona con un fazzoletto rosso nella tasca sinistra del pantalone, e voi gli proponete di fare fisting, vabbè, sapete che cos'è, è inutile che ve lo spiego, anzi, magari qualche volta ve lo spiegherò anche. Dovete scoprire se quella persona è conscia. Dipende dall'ambiente, dipende da come dire, se in quell'ambiente si usano i flag code, e in realtà basta chiedergli se sa che bandiera ha messo, se sa che cos'è un flag code. E quindi questo è importante. Il BDSM è pienissimo di simbologie di questo genere. Il simbolo più importante, più conosciuto nel BDSM, per esempio, è il famoso Triskelion. Tra l'altro, notate che dico Triskelion, tantissima gente dice Triskele. Il Triskele è il simbolo celtico, qui mi ci vorrebbe Fanny perché mi correggerebbe sicuramente. È un simbolo, diciamo, storico. Il Triskele è quel segno, che poi sono identici perché si richiamano, è un segno tripartito con un'immagine tripartita dal centro, un po' come la trinacria siciliana. Trinacria, sì. E il Triskelion è fondamentalmente, però il Triskele è quello, diciamo, più legato alla cultura celtica, irlandese, scozzese, inglese, la troviamo, diciamo, in tutta quella zona del mondo, ma la troviamo anche nell'ex Gallia. Oh, ciao Giulia, buonasera anche a te. E a un certo punto,
nasce il Triskelion. Il Triskelion ha un padre, nel senso che il dittatore fu Tony DeBlase, che era un attivista leader americano. Calcolate che è venuto a mancare nel 2000, ma era già sulla piazza dagli anni 60, ed è uno dei grandi teorici del BDSM. Era un attivista leader e ha lavorato tanto nella divulgazione, nella codifica di quella che è la cultura BDSM. Poi è anche l'inventore della bandiera del BDSM, di cui poi parleremo. Il Triskelion è quindi un simbolo inventato, nel senso che Tony DeBlase costruì questo simbolo per dare un oggetto, cioè un simbolo che permettesse a chi faceva BDSM di portare una spilla o un oggetto, cioè un simbolo, un patch. Di solito era un patch, cioè una toppa, non so come le chiamate voi, le toppe che si mettono sui vestiti, che potesse essere portato pubblicamente, quindi senza essere estremamente esplicito, ma che permettesse alle persone di identificarsi tra di loro. E questo è lo scopo. Quindi il Triskelion nasce come appunto pezza da vestito, si chiamano patch, o come spilla, o come orecchino, o come anello. Può essere portata da chiunque. Voi immaginate quante volte vi è capitato di vedere qualcuno con un Triskelion o un Triskele e chiedervi se quella persona fosse del giro o no. Come tutti i simboli, ha tantissime interpretazioni. Perché? Perché De Blasi scelse proprio di dare tante diverse interpretazioni alla scelta di come era fatto giustamente negli arti ci dice tatuato, c'è tanta gente che porta il Triskele tatuato, ha ragione, vero? E la scelta di dare più interpretazioni era proprio perché questo simbolo avesse più valenze. Quello che si dice sempre è che come è fatto il Triskelion? Il Triskelion è fatto da tre gocce, immaginate, ha lo stesso concetto dello yin yang, quindi due gocce, la testa della goccia finisce nella coda dell'altra goccia. Lo yin yang ha due gocce che simulano l'equilibrio, in movimento. Il Triskelion ne ha tre. Ha tre gocce. E la testa di ogni goccia è poggiata sulla coda di quella precedente e si inseguono tra di loro. E quindi sono tre gocce. Queste tre gocce vanno nei significati più comuni sono, in alcuni casi si dice che sono il famoso SSC, stiamo parlando di una cosa che è stata inventata negli anni 70, 60-70, safe and consensual. Ma vogliono anche identificare le tre componenti del BDSM. Voi vi ricordate che BDSM è la versione accorciata della sigla più lunga, che è BDDSSM, per cui le tre gocce sono una BD, bondaggio e dominazione, una DS, dominazione e sottomissione, e una sadomaso, per indicare le tre grandi vie del BDSM, la via BD, verberazione, dominazione e imprigionamento e controllo, DS, dominazione e sottomissione, e sadomaso, quindi l'uso della verberazione, che se ci pensate sono le tre grandi strade che noi applichiamo quando facciamo BDSM. Oh, ciao Atena e ciao Kiki. E tanto quanto potrebbero identificare quelli che sono i tre ruoli del BDSM. Tre ruoli, sì, sono tre i ruoli, perché i ruoli sono dom, sub e switch, o top, bottom e switch. Perché sono sempre tre? Perché tre? Perché ci sono i due principali, cioè i due binari, top, bottom o dom, sub, e lo switch, che è in realtà un ruolo specifico, perché è un ruolo che contiene gli altri due, ma poiché varia tantissimo, in realtà è un ruolo quindi identitario, che ti identifica. Quindi fondamentalmente questi sono i concetti. Vedete come? E quindi qual era lo scopo? Lo scopo era di poter portare questo simbolo in giro e in qualche maniera riconoscersi.
Voi immaginate che questa cosa è stata sviluppata da una persona che frequentava l'ambiente Leder, un ambiente in cui la simbologia era fondamentale. Calcolate che una delle componenti del mondo Leder erano i bikers, cioè i motociclisti americani, quelli delle gang, quelli che avete visto tantissimo in chi ha visto Son of Anarchy, che io consiglio, le prime serie sono belle, poi. Come tutte le serie c'è un po' dei problemi, ma le prime due serie secondo me meritano tantissimo. E il mondo dei bikers è un mondo di simbologia. Voi immaginate le patch, io perché parlo di patch? Perché per esempio la patch in ambito bikers indicava tantissime cose. Ognuno di loro aveva, al di là dello stemma sulla schiena che indicava il capitolo di appartenenza, poi aveva tutta una serie di stemmi che indicavano il ruolo, quello che aveva combinato, le missioni svolte, se aveva percorso tot chilometri, senza che vedete quanto per loro erano importanti queste cose. Cioè, calcolate che i simboli sono dei concetti estremamente importanti nella nostra società. Lei mi consiglia mi suggerisce di consigliarvi anche Hell's Angel on Wheels, Hell's Angel sulle ruote. Sì, ma la cultura dei bikers è una cultura molto interessante e tanto sottovalutata. In America è una cultura tuttora estremamente importante, anche se ovviamente è scemata tantissimo con il cambiamento che la società ha avuto. Però voi immaginate che negli anni 50, 60 erano molto molto potenti e sono stati una delle due grandi strutture su cui si è appoggiata poi la cultura Leder, perché abbiamo mutuato da loro un sacco di cose e come dire e così via. E quindi il Triskelion serviva a questo, serviva a identificare. Voi immaginate quanto è comodo. Quanto può essere comodo. Ora, noi diciamo che, per esempio, ultimamente noi ci troviamo nei locali, ci troviamo, però capita di andare in giro e riconosce. Poi parliamo, per esempio, parliamo di simbologia, vabbè, parliamoci dopo. Qui dicevo, quindi hanno queste tre gocce, questi tre petali. Voi immaginate che la codifica è molto chiara perché i petali devono avere il bordino intorno, diciamo che devono essere disegnati con un bordino un po' largo, perché per esempio anche il colore del bordino era importante, poteva essere oro, argento o bronzo. Le tre gocce devono essere rigidamente nere e cosa che molto importante, i pallini, che come lo Yin Yang ha questi pallini. Nello Yin Yang il pallino è del colore opposto diciamo, all'altro. La goccia nera ha il pallino bianco e la goccia bianca ha il pallino nero, ecco, simbolizzare il fatto che nel bianco c'è sempre un po' di nero, nel nero c'è sempre un po' di bianco, nel bene c'è sempre un po' di male, nel male c'è sempre un po' di bene. E così tutti gli opposti. Tutti gli opposti contengono un po' dell'altro, appunto dell'opposto. Mentre nel Triskelion quel pallino è un buco. Perché? Perché doveva andare in qualche maniera andare a come dire, identificare il fatto che ci si dovesse poter guardare attraverso, passare attraverso, che il Triskelion non ci protegge dall'essere visti. Ma calcolate, questa è tutta interpretazione, nel senso che era tutto molto lasciato per sua scelta stessa, era tutto lasciato un po' all'enigma, perché lo scopo un po' di De Blasio era anche quello di far pensare le persone. E quindi, ecco, per esempio, la scelta di che questi fossero proprio dei buchi e quindi si vedesse sotto, ecco, sotto si vedesse il materiale su cui veniva messo. E questo dicendo, per esempio, a me è una cosa che è sempre piaciuta. Tenete conto che non fu un'idea innovativa, nel senso che l'idea del Triskelion non nacque da niente. Per chi ha un po' di cultura letteraria, il Triskelion nasce dalla descrizione di uno degli anelli di
descritti in Stuart Do, nel senso che De Blasio l'aveva letto e aveva, come dire, in qualche maniera si era ispirato a uno degli anelli citati in Stuart Do. Questo è il discorso. E potete, io controllo che nessuno di voi mi abbia fatto domande, ricordatevi che le dirette sono tutte quante interattive. Se volete partecipare, basta scrivere una domanda o un'affermazione, io leggerò quello che scrivete, il motivo per cui oggi tengo gli occhiali, perché vi devo leggere e come dire, lo sapete, la miopia è arrivata, no, in realtà sono presbite, la presbiopia è arrivata. Sempre di De Blasio, come dicevo prima, è la bandiera BDSM. Noi abbiamo una bandiera, una flag. Poi ragazzi, con adesso di flag ce ne sono infinite, tutte diversissime, perché ogni singolo gruppo, ogni sottogruppo ha la sua bandiera, c'è stato un proliferare di bandiere. Ma la bandiera BDSM è del 1989. 1989. Fu esposta ai Pride americani e poi diciamo che dilagò. Ed è una bandiera che indica proprio la bandiera del BDSM Pride, cioè la bandiera che indicava i gruppi BDSM all'interno di quello che è il Pride. Perché non ci scordiamo che il BDSM è sempre stato nel mondo Pride, cioè nella comunità LGBT, poi mettete tutte le lettere che vi pare, in quella che è la cultura queer. Dice Luigi Betti, i simboli del BDSM hanno solamente la funzione di fungere da elemento identificativo o hanno anche altre funzioni. In realtà, De Blase, sì, dopo se volete lo scrivo io, Tony De Blase, De Blase è tutto attaccato. Ovviamente sì, la scrittura completa è Tony, De Blase è scritto D grande e piccola, B grande, Blase piccolo, De Blase. Perché la sua grafia è questa, era proprio De Blasio, con la doppia maiuscola. E rispondevo a Giano, buonasera anche a te, rispondevo a Luigi, i simboli servono a identificare, non è che hanno altro scopo, servono a raccontare, da dare delle informazioni in maniera istantanea. La bandiera flag serviva a quello. Poi, qual è il vantaggio? Che ogni simbolo ha una storia, racconta delle informazioni, ecco, e fa cultura. Per esempio, la bandiera BDSM è formata da strisce orizzontali, blu e nere, per esattezza sono 4 sopra e 4 sotto, un'unica striscia mediana bianca. Quindi voi immaginate 4 strisce nero, blu, nero, blu, una striscia bianca. E poi di nuovo, e poi blu, nero, quindi la prima e l'ultima sono nere e quella in mezzo è bianca. E nell'angolo superiore sinistro c'è un cuore rosso inclinato a 45 gradi verso verso la sinistra della bandiera. E Tony De Blasio disse, non diede una. Ok, no, ci arriviamo. Ok, ora ho capito la tua domanda e ci arriviamo. I simboli hanno una funzione liturgica o quantomeno ritualistica. Nel BDSM, no. Allora, questo ci arrivo dopo ed è una bella domanda. Allora, il concetto è questo. La spiegazione dei motivi per cui c'è il cuore rosso, perché ci sono le strisce nere e blu e la striscia bianca, come dire, per scelta dell'autore, fu lasciata alla libera interpretazione. Perché? Come dire, perché anche lì lui voleva che le persone in qualche maniera lavorassero con la testa, costruissero delle proprie idee. Io vi dico che le definizioni più comuni sono che nero e blu sono i lividi, la striscia bianca andava a indicare il fatto che dobbiamo tenere, come dire, l'attenzione alla sicurezza e quindi al stare attenti a tenere a non eccedere mai né sopra né sotto, quindi a rimanere su una linea di fermezza, e il cuore, il fatto che ci mettiamo la passione. Ma queste sono interpretazioni le più comuni, ma si potrebbe passare giorni a parlarne. E tenete conto che questa è la bandiera
fondamentalmente appunto quella del BDSM Pride ed è mutuata tantissimo dalla bandiera Leather che è similare e la potete trovare in realtà con tantissime modifiche perché per esempio la bandiera BDSM per farvi un esempio pratico canadese invece del cuore rosso ha una foglia d'acero, fantasiosissimi i canadesi. E questo è un po' il discorso. Ora, per rispondere un po', su Google Immagini ho visto che c'è anche una variante della bandiera con il triskelion rosso al centro. Esattamente, questo è il concetto. Ci sono tante varianti, anche perché, ragazzi, non c'è un organismo mondiale che decide per tutti. Le bandiere ce ne sono un sacco di interpretazioni. Il concetto è che la bandiera è come dire, un modo è un simbolo e quindi tu lo usi per raccontare una storia. Quella che vi ho detto io è quella che nell'89 ha inventato De Blasi. Dall'altra parte, tranquillamente, vale anche quella col triskelion al centro. Perché? Perché andiamo a riprendere un simbolo ancora più chiaro e ancora meno, come dire, equivocabile. Io, ragazzi, adesso un po' meno, ma per esempio c'è stato un periodo fino a 2 o 3 anni fa che tutti i gruppi BDSM si inventavano delle bandiere, si inventavano delle copertine con dei simboli molto chiari. Voi immaginate che, altrimenti sì, è tra noi, ma c'è per esempio uno dei simboli più importanti, poi adesso li vedremo, per esempio sono gli scudi, che in qualche maniera rappresentano il dominante o la dominante o il sub o la sub che lo possiede ed erano lo stesso concetto dello scudo nobiliare medievale, l'insignia. L'insignia era lo scudo di un cavaliere, raccontava la storia della sua famiglia. Ogni scudo aveva diciamo, le informazioni per identificare la famiglia e spesso questi scudi raccontavano anche la storia della famiglia. Un po' il discorso è quello lì. Ma assolutamente, tornando al discorso che faceva Luigi, il simbolo ha una grande valenza ritualistica. Prendiamo uno dei simboli più importanti, un simbolo è anche un oggetto che va a identificare una situazione. Prendiamo il collare, voi sapete, io ho fatto anche una diretta sui collari, se vi capita ritrovatela perché è molto più chiara. Il collare è un simbolo, il collare è il simbolo dell'appartenenza del sub, dello schiavo al proprio dominante o alla propria dominante. Ora, voi sapete che il collare non sono tutti uguali, allora adesso si è un po' persa questa cosa, ma una volta il materiale del collare, la forgia del collare, il modo in cui era fatto il collare aveva una pesantissima simbologia. Dice che la dieta sui collari non si può più vedere su Instagram, sì, la trovate su YouTube, se non la trovate neanche su YouTube la rifarò perché probabilmente non è piaciuta a Instagram. Ora mi informerò, ora vado a vedere se l'ho messa su YouTube, se no la rifaccio. E ho tutti i pezzi di carta e la rifarò, anche perché era molto bella. C'è un articolo sul mio blog, se vi può interessare. Allora, diciamo, il collare è un simbolo. Perché? Perché il collare di cuoio indicava una cosa, il collare in metallo indicava un'altra, il collare da gioco era, per esempio, il collare senza anello è un collare di considerazione, il collare con l'anello è un collare più serio, il collare di metallo saldato indicava un'appartenenza H24 e permanente, non si usa più, cioè si usa poco. Per esempio ci sono dei collari molto belli di metallo che si aprono solo con la chiavetta a brugola e che possono essere messi e tenuti per lungo tempo perché sono quindi anallergici e così via. Quindi qual è il concetto? Il concetto che il collare è un simbolo. E se ci immaginate però, è un simbolo non soltanto per noi, perché per esempio il collare è il simbolo della schiavitù, quella reale, quella dello schiavo romano, quella dello schiavo africano in America. Quindi il collare ha anche una simbologia negativante.
nel BDSM viene scelto proprio per la sua potenza. Quindi sì, in questo caso il simbolo ha anche una valenza ritualistica. Per esempio, per me, quando metto il collare a una persona, anche se da gioco, perché vabbè, io uso il collare da gioco e uso i collari reali. Il collare da gioco è il collare che metto ai miei partner nel momento in cui cominciamo una sessione. Mentre il collare è quello di appartenenza, cioè il collare che ho comprato a una persona che si è affidata a me, diciamo in forma più stabile, è un collare d'appartenenza, un collare diverso. Ma entrambi, per esempio, io ho tutta una serie di rituali. Quando metto il collare deve fare male. Cioè, nel momento in cui te lo metto, nel momento in cui te lo toglio, te lo tolgo, nel momento in cui ti metto il collare, nel momento in cui te lo tolgo, ti deve fare male. Cioè, lo devi percepire, perché devi percepire che c'è un passaggio da un certo tipo di comportamento a un altro tipo di comportamento. Quindi, come vedi, i simboli certo che fanno parte di una ritualità. Ragazzi, ma noi viviamo di simboli, nel senso che la società umana vive di simboli. Voi immaginate quanto è simbolico e quanto è importante, per esempio, l'anello matrimoniale. Ragazzi, regalare un anello a un partner è una promessa. Mettere l'anello durante una cerimonia civile, religiosa, privata, BDSM, qualunque cerimonia, quindi qualunque rituale, l'anello è una parte fondamentale. Se voi pensate, poi farò sicuramente una puntata sui rituali, perché li trovo meravigliosi. E quindi il concetto è questo, quindi il collare che, per esempio, adesso come adesso, tantissimi collari vengono venduti come abbigliamento. Quindi noi vediamo spesso persone anche in giro per strada che hanno il collare o addirittura il choker. Io sono convinto che nella maggior parte dei casi chi porta quel collare non sa che quel collare è il simbolo di un gioco BDSM, di un'appartenenza. Il choker, che è quello che ha quell'anello centrale, che in realtà è uno strumento di tortura, perché il choker in realtà nasce per essere messo tra i denti, stretto dietro la testa, e utilizzato per costringere il sub a tenere la bocca aperta, quindi è disponibile per infilarci cose. E tante persone portano il choker al collo, ma non sanno che significa. L'hanno comprato da H&M, l'hanno comprato in un negozietto di abbigliamento e gli faceva figo. Molto punk. Però anche lì ricordatevi che, per esempio, il collare è stato un simbolo della cultura punk tantissimo tempo prima, cioè contemporaneamente alla cultura BDSM. Quindi, come vedete, i simboli sono importanti in base al valore che gli diamo. Una persona col collare può essere semplicemente abbigliamento, può essere appartenenza, può essere punk, può essere che era il concerto dei Måneskin con me ieri. Perché? Perché non ave tanta gente era lì vestita fetish, ma non è detto che facessero parte del fetish. Nanni dice: purtroppo è una visione molto bella, ma estremamente soggettiva. Molti non danno nessun significato. Io lo so, ma appunto il significato di un simbolo è quello che gli diamo noi. Matteo risponde: vero Nadi, per molti è solo una cosa estetica, tipo le serate gothic dark. Sì, ma anche punk. Ragazzi, il punk con i collari con gli spuntoni da cani, perché? Perché i punk venivano trattati come si sentivano cani della società e quindi portavano il collare. Mentre nella cultura BDSM il collare è invece un simbolo estremamente chiaro, estremamente potente. Indica una specifica relazione, indica un contatto, una comunicazione non verbale tra il dominante e il sottomesso, tra la dominante e la sottomessa. E ancora di più, per esempio, ecco, vedete la simbologia, lo dicevo prima, quando io regalo, quando io decido di dare il collare a una persona, Carlo mi dice: ma i punk praticano BDSM? Qualcuno sì, qualcuno no. Credo nella stessa, come
come dire, nella stessa forma, nella stessa percentuale in cui nella popolazione normale, forse qualcuno in più perché il punk comunque era una pratica, sicuramente tanti punk facevano kinky. E, no, sono subculture diversificate. E Lady Anne ci dice: portare il collare può anche essere un'appartenenza mascherata da oggetto di moda per chi non può esporsi. Assolutamente sì, no, no, assolutamente sì. Calcolate che esiste proprio un collare elegante, cioè un gioiello che richiama il collare che si poteva portare, che si può portare tutti i giorni per chi. Per chi non può mettere magari il collare di cuoio o l'anello, anche se adesso, ragazzi, si è semplificata la vita, potete mettere quasi qualunque cosa. Matteo ci dice: Sid Vicious dei Sex Pistols aveva una catenella con il lucchetto chiuso. Sì, assolutamente, ma la simbologia, ragazzi, è quella. Stavo dicendo prima, per esempio, anche per il fatto che, per esempio, quando io decido di prendere una persona come schiava, come schiava, come schiavo. Sono io a comprare il collare, sono io a comprarlo o a farlo e a donarlo e a darlo allo schiavo. Perché? Perché per me è una simbologia. E quel collare, nel momento in cui la relazione finisce, non può essere passato a qualcun altro. Deve essere io di solito lo regalo oppure lo ritiro, ma se lo ritiro lo metto via, dipende da come ci si lascia. Se ci si lascia bene lo lascio perché voglio che quella persona si ricordi di me. Se è finita non tanto bene, preferisco ritirarlo e distruggerlo. Ma sicuramente non lo metto a un'altra persona. Perché? Perché è una questione di simbologia. Calcolate che il simbolismo, la simbologia, è il corrispettivo di una magia, di fare magia, cioè di mettere in un oggetto un valore, un'emozione, dei pensieri. È nel momento in cui noi mettiamo in un oggetto dei valori, dei pensieri, delle emozioni, questo oggetto diventa speciale. Questo è il discorso. Il collare da gioco, per esempio, è un po' meno speciale. Perché? Perché è un collare che io ne ho tanti dentro la borsa che uso quando voglio giocare con un play partner o capita che a una serata una persona si offre di giocare con me e io gli metto il collare, ma è un collare da gioco, ha il valore di un collare da gioco. Questo è estremamente importante. Poi, ragazzi, devo dire che fine ha fatto la puntata sulle cicollari e presentarla. Ciao Ambra. Vi dicevo prima, parliamo di collari. Voi immaginate che i collari, quasi voi siete, cioè la maggior parte di voi o è troppo giovane. O non era su internet negli anni 90, nel 2000, ma voi, per farvi capire quanto questa storia dei simboli era importante, le prime chat BDSM erano, non erano delle chat, non erano dei siti. Il primo sito fu Manette Matte, no, Smack, oh poverino, mi sono dimenticato il grande smack.org. Ecco, per esempio, Smack, che era un sito, forse il primo sito BDSM italiano, smack.org, era smack, smack che poteva significare bacio, smack, colpo dato con la mano, ma era lì comunque scritto SMH, quindi smack, e quindi ci permetteva di poterlo dare anche. Allora, Luigi mi dice: collare e corde, nel caso in cui possano disturbare per una legatura, lo togli o eviti quella legatura? Io tendo a toglierlo, nel senso che se faccio corde tendo a toglierlo perché comunque il collare un po' riduce la respirazione e potrebbe andarsi a incastrare. BDSM Realm è successivo, Carlo, ma tanto successivo. Il primo fu smack.org. Poi c'era la chattina, poi arrivò Manette Matte, poi arrivò Legami e poi arrivò BDSM Realm e tanta altra roba. Però prima ancora di questi siti c'erano le chat di IRC. IRC era uno dei sistemi di chat, era una chat testuale, non c'erano i vocali, bellissimo periodo. Era una chat scritta che si basava su IRC. Ed era solo testuale, era nata come chat per lavorare.
era nata come chat per i sistemi industriali per la comunicazione, fu ovviamente presa da tutti e si crearono questi giganteschi canali. In realtà prima di IRC c'era i forum, i newsgroup e i forum. Comunque sui newsgroup, su IRC e sulle prime chat, per esempio, c'era un sistema di simbolismo estremamente importante. Che significava? Significava che venivano fatti i collari con i caratteri, ovvero parentesi quadra, nick della persona, nick del dominante, chiusa parentesi quadra, indicava che quella persona apparteneva a quel dominante. Era, ora vediamo se mi ricordo tutto, perché sono passati tantissimi anni. Parentesi quadra. Parentesi quadre per i dominanti maschili e graffe per i femminili, se il dominante era femminile. Il dominante poteva, se era una relazione, come dire, monogama, mettere il nome dello schiavo o della schiava tra le stesse parentesi ma invertite, ovvero parentesi quadra aperta, nome, parentesi quadra aperta, indicava che quel dom aveva quel sub lì. Parentesi chiuse indicavano che era il dominante di quello schiavo lì. Poi c'erano tutta una serie di simboli grafici per capirsi. Quindi se tu trovavi pincapalla, parentesi quadra, di solito c'era la sigla, qualche volta il nome completo, ma di solito c'era la sigla. MNG significa che era master non gioco, per capirci. Il concetto è che vedete quanto a cosa servivano questi simbolini? Servivano a in qualche maniera raccontare dare informazioni immediate. Tu vedevi il nick di qualcuno, ovviamente sì, i master avevano la maiuscola iniziale. I sub no, per cui un nick tutto minuscolo era un sub, un nick con la maiuscola era un dom, per farvi l'idea di quanto era importante il simbolismo, e avevi informazioni in maniera immediata. E per esempio una persona che aveva il poi c'era, ora non mi ricordo qual era il simbolo, c'era addirittura il simbolino per il collare di considerazione o di protezione o di considerazione, significava che quella persona non era la schiava di quel dom o di quella donna, ma era protetta da quel dom o da quella donna, per cui se volevi, come dire, prima di rompergli le scatole, dovevi avere a che fare con lui. Matteo dice, mi ricordo Smack, il sito di bondaggio, era esattamente che non c'è più, mi dispiace, se n'è andato da un po' di anni. Questo è un pochino il concetto, quindi vedete, i simboli sono importanti. In realtà il fatto che si sia un po' persa il gusto per la simbologia pesa un po'. Ora vi faccio un esempio sempre pratico, sapete che parlo di me. Io ieri sono andato, vabbè, sì, lo so, mi sto vantando, è stato un bellissimo concerto, quindi sì, mi vanterò ancora per qualche giorno, anche perché ho aspettato un anno e mezzo per andare a questo concerto, perché è uno di quelli che furono rimandati per il Covid. Io ieri al concerto ero vestito di pelle, con alla cintura attaccati un frustino di gomma per farlo passare ai controlli e una gag ball. Io vi dico che c'è gente che mi ha affermato per dirmi: oh, ma che bello! Anche io faccio BDSM. Non si direbbe, perché era una ragazza vestita con una felpa e uno zaino terribile dell'Inter. E no, non lo diresti guardandomi, ma anch'io faccio BDSM. E io ho apprezzato tanto. Ecco, quella persona mi ha riconosciuto come BSMer, come persona che fa BDSM, perché avevo la gag ball attaccata alla cintura di qua e il fustino dall'altra parte. Ecco, questo è l'uso e il concetto di simbolo. Ed è quello che fondamentalmente ci aiuta un po' a, come dire, a raccontarci. Quindi in realtà i simboli sono questi. Ragazzi, i simboli del BDSM li conosciamo tutti: la frusta, le manette, la gag ball. La Magic Wand è considerata un simbolo anche del BDSM. Perché, per esempio, una volta inventammo un logo per una serata,
dovevamo metterci i simboli del BDSM e uscirono questi, uscirono la maletta, la gag ball, la frusta. Quali sono i vostri simboli? Facciamo così, se, facciamo un gioco, così interagiamo anche un po'. Mi scrivete sotto sotto qua, adesso siamo in chiusura, ci darò questo video, scrivetemi sotto quelli che per voi sono i 5 simboli del BDSM, cioè quelli che voi nella vostra testa sono i simboli del BDSM, e vediamo, poi veramente alla fine farò una somma e in qualche maniera vediamo di capire quali sono gli oggetti più simbolici del BDSM. Allora, questo era il concetto dei simboli. Ragionate sui simboli che utilizzate. L'altro giorno, scherzando, un collega che non ama lo shibari, che non ama il bondage, si è comprato un outfit nuovo. E volendo cambiare rispetto ai suoi soli outfit, alla fine che cosa è successo? È successo che si è comprato un kimono corto, c'è cioè un nome specifico, premialmente ve lo dico, e una kama. In realtà si è comprato un pantagon cinese che assomiglia un po' a una kama. Se l'è provato, ci stava bene, e una sua partner l'ha guardato e gli ha detto: "Ah, ti sei comprato un vestito da rigger". A me ha fatto ridere tanto, anche perché questa persona non ama. E non ama il... No, ragazzi, non dovete scrivere in questa chat, scrivete nei commenti quando lo chiudo, perché così rimangono, perché la chat, vi ricordo sempre che la perderò nel momento stesso in cui chiuderò questa chat. Quindi aspettate 5 minuti e mettete nei commenti, perché così restano e io posso leggerli, altrimenti adesso non ce la farò mai. Stavo dicendo, perché mi ha fatto ridere? Mi ha fatto ridere perché questa persona non ama tantissimo le corde, non ama quello che facciamo, però ha comprato degli oggetti che ormai vanno a identificare, quindi a simboleggiare il rigger, ovvero il kimono. Ed è una cosa diventata abbastanza comune, perché calcolate che scherzando, per esempio, qui alle Vision Air c'è uno scherzo che si dice tutti che. Per indossare il kimono serve il permesso serve il permesso del master, cioè che se non si fa corda da almeno 5 anni non si può indossare il kimono. È una battuta, ovviamente, ognuno si vestisse come gli pare. Però il concetto fondamentale è che anche alcuni abbigliamenti sono simbolici. Allora, signori, noi diciamo che io comincio a salutarvi perché sennò poi vorrei anche raccontarvi un po' di cose. A breve, io spero entro fine mese, uscirà il mio sito nuovo. Il sito nuovo avrà tutta una serie di feature, in realtà saranno tre siti, poi vedrete, ma la cosa importante è che su il mio sito, che sarà maestrobd.it e davidelagreca.it, troverete finalmente il mio calendario completo. Perché? Perché oggi ho fatto il calendario di aprile e mi sono accorto che tra corsi, spettacoli, serate e altre cose, io sono impegnato tutti i weekend, tutte le sante sere, anche i santi giorni. Quindi, per chi vuole vedere, perché fondamentalmente io farò nel mese di aprile credo 6 o 7 spettacoli di Shibari in locali diversi, tra Milano, Bergamo e in giro. Io adesso lo pubblicherò, probabilmente adesso lo pubblicherò anche prima perché il sito arriverà a fine mese, quindi ci andrà quello di maggio, ma che sarà più o meno sulla stessa entità. Ma sappiate che ci sarà tanta, tanta, tanta roba. Quindi chi vuole vedere un mio spettacolo, sappia che io mi da in questo mese ci saranno 6 o 7 occasioni tra Alter Night, Alter Ego, Open Kinky. Bondage Party, Ulm, cioè che è una serata che frequento sempre molto volentieri, anche se non l'organizzo io. Ma non vi scordate, diciamo il prossimo. Giano dice saranno due indirizzi con una pagina unica. Sì, perché ovviamente Maestro BD è il sito storico, lo tengo perché ce l'ho su tutti i santi, c'ho su quasi tutta la mia comunicazione vecchia. Ma ho deciso di aprire davidelagreca.it.
e quindi mi sposterò su un perché MyStupidity, ragazzi, è il mio nome d'arte e lo mantengo, ma tantissima gente mi conosce ormai per nome e cognome. E la cosa importante è non vi scordate che il giovedì prossimo, ora in questo momento non mi ricordo il numero, ma dovrebbe essere tipo 12, qualcuno mi aiuti, giovedì è 12, aiutatemi voi, comunque giovedì prossimo, no, non domani, ma quello successivo, c'è il Pirrop a Milano, che è una bellissima esperienza, sta andando bene, è cresciuto, quindi adesso finalmente lo posso pubblicizzare seriamente. Il Pirop è una serata di corde libere su Milano. Chi ha voglia di fare corde, vedere corde, chiacchierare con me è benvenuto, o anche farsi legare se me lo chiede. Io ovviamente in una sera non posso legare tutti quelli che me lo chiedono, ma cerco sempre di fare il massimo. 13, grazie Niki. E il giovedì 13 organizzeremo il Pirop a Milano. Siete benvenuti. Basta che lo trovate sui miei social, se no mi scrivete un messaggio e ve lo mando io, ed è un buon modo per vedere o fare corte. Allora, signori, se non avete domande, io vi comincio a salutare. Non so quanti di voi sono credenti, ma sappiate che domenica prossima è Pasqua e quindi buona Pasqua a tutti. Ciao Davide, e io sono credente, quindi la Pasqua la festeggio perché è il giorno in cui festeggiamo, come dire, salutiamo la risurrezione. E poi si mangia, quindi fa sempre bene. E niente, per chi ha voglia, stasera ed è in zona, ricordatevi che c'è il Kinky Instinct, mi impicco sempre sul nome di questa serata, qui al Le Prisonnière, ed è un bel posto, bello, sul serio, senza che mi spertico in lodi, merita, ed è una bella serata. Venite qui, tessera SX, e Luigi, noi ci vediamo presto. Luigi, buona serata, noi ci vediamo prestissimo, e dobbiamo organizzare il barbecue. No, scusate, cosa personale. Sentiamoci, dobbiamo organizzare, se no finisce che in questo mese di 12.000 cose che faccio ci perdiamo la cosa importante che è organizzare il barbecue a casa mia. Signori, alla prossima!